In occasione del 40° anniversario dalla proclamazione a patrono secondario della diocesi di Vallo della Lucania, molti cilentani si sono mossi in pellegrinaggio verso Roma per portare la statua di San Costabile Gentilcore, patrono di Castellabate, nella casa di Pietro. Grande è stato l'entusiasmo con cui tutti i parrocchiani hanno deciso di partecipare a questo viaggio proposto dai parroci Don Roberto Guida e Don Pasquale Gargione. La benedizione della statua del santo patrono di Castellabate è avvenuta proprio durante l'udienza generale con Papa Francesco. A seguire, nella Basilica di San Pietro, presso l'altare della cattedra, è stata celebrata la Santa Messa con Don Michele Petruzzelli, abate dell'Abbadia di Cava dei Tirreni. Situazioni mondane che non ci permettono di vivere pienamente, realmente la nostra vita. La pena è proprio la presunzione, ce l'ha ricordato il Siracide. Avere la dimensione del reale, chi sono, quali sono le mie capacità. Il presuntuoso è un uomo gonfiato, è un uomo che è semplicemente pieno di sé, ma ci ricorda il Siracide, dalla presunzione all'illusione il passo è facile. In rappresentanza dell'amministrazione comunale di Castellabate hanno partecipato il sindaco Marco Rizzo, il vice sindaco Luigi Maurano, l'assessore Antonio Florio e il consigliere Raffaele Di Gregorio. Sì, veramente è un grande onore oggi stare qui nel Vaticano con il nostro santo patrono che è San Costabile, con tutta la comunità di Castellabate che è veramente davvero molto folta stamattina, quindi tantissima gente, cittadini di Castellabate che sono qui a festeggiare il santo nella Basilica di San Pietro. Oggi sarà officiata una santa messa all'interno della Basilica con il nostro abate Don Michele Petruzzelli, quindi sarà una bella festa. C'è Don Roberto, Don Pasquale, i nostri parroci che stanno qui oggi con noi. Quindi per me è un grande onore essere qui in rappresentanza di Castellabate, quale comunità che dedica a San Costabile per tutto quello che oggi insomma, è dedicato a lui. Quindi oggi veramente è una giornata speciale, davvero. Sono stati davvero due giorni belli, intensi, giorni di fede, giorni di spiritualità che hanno coinvolto le parrocchie del comune di Castellabate ma anche tanti altri fedeli che qui si sono ritrovati nella Basilica di San Pietro per ascoltare il Papa e rinnovare, confessare, professare nuovamente la fede sulla tomba di Pietro. E quindi un evento che credo non solo ha toccato i cuori ma resterà impresso nella memoria e nel cuore soprattutto di tante persone. E questo comunque per Castellabate è un evento storico, per la prima volta comunque San Costabile l'immagine viene a Roma e spero che sia davvero un segno forte anche, come ci diceva Don Roberto nell'omelia, di comunione, di fraternità e soprattutto di spiritualità forte che San Costabile ci consegna alla luce di questo evento che abbiamo vissuto insieme.